Presidente, cosa emerge dal dossier, dal dodicesimo dossier sulla legislazione di Stato, Regione e Europa presentato a Bari nei giorni scorsi? Beh, emerge il fatto che, diventando sempre più importante quella che è la produzione legislativa del livello europeo, c'è la necessità sia per i territori e quindi per le assemblee legislative regionali, sia per il Parlamento italiano di effettuare un'attività nella fase ascendente di produzione legislativa e quindi partecipare alla legislazione europea e anche un'attività di controllo. Questo per fare in modo che, aumentando inevitabilmente la produzione legislativa del Parlamento europeo, c'è la necessità che questo non avvenga, incidendo poi questa legislazione sugli singoli stati aderenti all'Unione, sui territori, non avvenga senza una effettiva compartecipazione da parte dei territori. Questo tanto più alla luce del Trattato di Lisbona e del protocollo all'interno di quel trattato che fa riferimento in modo particolare all'istituto della sussidiarietà rispetto all'attività legislativa europea.